Sigaretta là. Oh, sì. Andiamo al commissariato. A chi sei andata a pescare? Non vedi che è un moccioso? Per favore, non facevo niente di male. Sta zitta, tu Baldracca, sei una nostra vecchia conoscenza. No, io non l'avevo mai fatto prima, è stato un raptus improvviso. Almeno lasciate andare il ragazzo, lui non c'entra niente. Lo dirà al commissario se c'entra o non c'entra. Come sei riuscito ad entrare? L'età ce l'avrei, quasi. Sì, tra un paio d'anni. Senti, perché non li facciamo pagare una bella multa e la finiamo qua? Scommetto che il ragazzo non sa più, vero? Niente da fare. Anch'io pagherei qualsiasi cifra. Questa è corruzione di pubblico ufficiale. Dai, non fare il duro. E va bene, quanta grana hai addosso? 5.000 lire. D'acqua. Io ne ho 10.000. Tu sta buona, parla quando pisciano le galline. E adesso sparisci prima che cambiamo idea e che ciò ti serva da lezione. Un momento. Ma che bello orologio che hai, fai vedere. Pensa che il mio si è rotto proprio l'altro giorno. Non posso permettermi di comprarne uno nuovo con quello che guadagni. Se non si offende glielo regalo, eh. Grazie. Buongiorno. Certo che siamo proprio bravi. Su, dai, avanti col prossimo. Ecco qui il pane per i toast, preziosa. Ricordati di chiedere al collegio se qualcuno ha ritrovato il tuo orologio. Era di valore, sai? Regalo della prima comunione. Certo che sei proprio un disastro, figlio mio. Non ti fai durare niente. Sentirai quando lo saprà tuo padre. Gli verrà un attacco isterico. Mamma, mi dai qualcosa? Non ho più un soldo. Ma che cosa ci fai? Possibile che hai già finito la tua settimana? E va bene, prendi 2.000 lire dal mio cassetto. E cerca di fartele durare. Carla? Carla? Dove sta tua madre? In cucina. Carla! Carla, dove sei? Rispondi. Carla! Che cosa vuoi? Voglio sapere che cosa gli ha preso allo scaldabagno. Perché? Che è successo? E che ne so? Proprio nel momento del risciacquo il miscelatore non mi dà l'acqua alla temperatura che mi serve. Ma lo sai che devo stare attento? Per la miseria. Ma questa non è una casa, è un casino. Ah, anche lo scaldabagno ci si mette adesso. La parola periscopio deriva dal greco peri, cioè dintorni, e scopeo, che vuol dire scrutare. Esso è un geniale apparato ottico che, grazie a un opportuno gioco di lenti e di prismi a riflessione totale, permette di vedere al di sopra di un ostacolo. In particolare, il periscopio a cannocchiale, come quello che ho disegnato sulla lavagna, è costituito dai due prismi a riflessione totale in lunga e C, interposti tra l'obiettivo A e l'oculare E, alloggiati in una custodia D di forma opportuna, in genere tubolare e della lunghezza desiderata.
Questo apparecchio è piuttosto facile nella sua meccanica e ognuno di voi potrebbe benissimo costruirsene uno in casa. A che piano vai, ragazzo? Al terzo. Buongiorno. Arrivederci, caro. Ascensore. Ascensore. Ciao. E vaffanculo. Sei stato un pensiero per la tua padroncina, eh? Ma ora sono qui. Dove si è cacciato nostro figlio? Perché non lo vedo mai nel pomeriggio? È in camera a studiare, ha sempre tanti compiti. È un'esagerazione. Uno fa tanto per tirare su un figlio e a scuola te lo rovinano. Un giorno di questi vado a fare due chiacchiere con il preside. Lei non capisce proprio niente. Al mondo ci sono sfruttati e sfruttatori. Gli sfruttatori stanno sopra e gli sfruttati stanno... Hai ritrovato poi l'orologio? Ancora no. E neanche lo ritroverai più. Ma ti rendi conto della confusione che c'è qui? Ma come fai a rigirarti qua dentro con tutta la roba messa fuori posto? E poi è così che si trattano i vestiti? E anche se ce li regalassero. Io vorrei tanto sapere che gusto ci provi a trattare la roba in questa maniera. Quello non l'ho messo a posto perché me lo metto domani. D'accordo, però si rovinerebbe meno se avessi l'accortezza di appenderla a una stampella, non credi? Va bene. Come vuoi, mamma. Chissà perché i giovani di oggi sono così trasandati. Vanno in giro conciati in un modo da far paura. Ma cosa può pensare la gente che vi vede così? Con quei capelli, vestiti come spaventapasseri. Eh sì, i tempi sono proprio cambiati, che tristezza. Mamma, mi servirebbero 25.000 lire. 25.000 lire? E che vorresti farci con tutti quei soldi? Devo costruirmi da solo un periscopio, l'ha detto anche oggi il professore a scuola, vedi? E a cosa ti serve un periscopio? A capire meglio certe teorie sull'ottica. A me sembra una sciocchezza. Su, datti una sistemata e vieni a cenare. Sì, ma che mi dici delle 25.000 lire, mamma? Prova a chiederle a tuo padre. Un periscopio? Ma dico, si può essere più incosciente di così. Credi che tuo padre gli vada a rubare i soldi o cosa? Con tua madre che privandosi di tutto è costretta ad andare tutti i giorni al mercato per far quadrare il bilancio familiare. E se non facessi così andremmo a rotoli. Lunedì l'agenzia mi consegna la nuova 131. Si presenta molto, molto meglio della macchina di Paolo. Ha fatto solo 9.000 chilometri, che per una macchina di quella cilindrata è niente. È come nuova. Sai che faccia faranno Paolo e Maria quando la vedranno? Soprattutto Maria, scoppierà dalla rabbia. Non gli dire che è di seconda mano. Ah, me le guardo bene. È una macchina che fa impressione. E poi dici che non abbiamo un soldo. Sono affari che non ti riguardano e guai a te se vai a parlarne in giro.
Io non dico niente. La gente non deve sapere quello che abbiamo o non abbiamo. La gente guarda solo le apparenze. E queste, fortunatamente per noi, sono salve. Uno che lavora nel campo delle relazioni pubbliche come me, queste cose le sa. Ancora pasta asciutta. Sì, cos'hai da protestare? Con quello che costa la carne, mica possiamo mangiarla tutti i giorni. Non stai esagerando con le pillole. Credevo che la cura ormai l'avessi finita. Oh, signore, di che altra si tratta questa volta? Sono ormoni. Per rinforzare il cuoio capelluto, per la vista, per tutto in generale. Un sacco di gente li prende. Tu sei ossessionato dall'idea di perdere i capelli. E ti comporti in maniera a dir poco assurda. Se continui così finirai per rovinarti la salute, vedrai. Con i capelli non c'è niente da fare. Quando decidono di cadere, cadono e basta. Sarà, ma non ho intenzione di diventare calvo. E tu che hai da guardare? Niente. Sta attenta, preziosa. Non schizzarmi come al solito. A volte penso di non farcela più a continuare così. Sono stanca di questa vita, di tutto. Secondo me tu pensi troppo. È una sensazione che mi fa vivere nell'angoscia. Forse hai soltanto bisogno di un uomo. Stamattina un paziente ha cercato di mettermi una mano sotto la gonna mentre gli mettevo il termometro in bocca. Forse voleva fare lo stesso con te. Beh, fare l'amore è un atto naturale. Come la respirazione. E tu che cosa hai fatto? Niente. In questi casi è la tattica migliore per disarmare gli uomini. E poi c'era gente. Di, Alfonso. Che cosa vuoi? Vieni anche tu oggi a casa di Gianmaria. No. Perché? Ho altro da fare. Con chi? Con una ragazza? Di la verità, te la scopri. Ho detto che non posso e basta. E dai, diccelo, com'è a letto? Ma quanto è stronzo. Su, a me. Prendila, laggiù. Su, su. E dai, su, qui. Qua, di qua. A me, dai. Via, arrivano i rompicoglioni. Andiamo. È una questione di secrezione sebacea. Il cuoio capelluto si trova invaso dal sebo che provoca l'asfissia del capello e quindi il suo afflosciamento. Gente caduta, anch'io avevo il capello tutto floscio e ci ho messo anni di manipolazioni e massaggi per indurirlo. È stato arduo, ma ce l'ho fatta. È un problema piuttosto serio, sa dottore. Sono le ghiandole sebacee che non funzionano come dovrebbero. Ma faremo di tutto per eliminare il problema. In più le voglio fare un trattamento di estratto d'ortica bianca che le regolerà la secrezione endocrina. Deve curare l'estetica, amico. Le persone come lei e come me, che stanno a contatto con il pubblico, hanno sempre il dovere di presentarsi bene. Bisogna stare al passo, caro dottore. Ah, sì? Noi maschi dobbiamo curarci. Narciso si occuperà di lei. Narciso, prima uno shampoo all'estratto di cetriolone contro la forfora. E chiamami per la tintura. A tra poco, caro dottore. Tornerò a darle l'ultimo tocco. A tra poco e grazie di tutto. Non c'è di che, amico mio. Qui è come a casa sua. Noi non permettiamo che i nostri clienti migliori se ne vadano via con qualcosa di floscio. Bravo, bravo. Me lo auguro di cuore. Ciao. Piace mica tanto. Però le sfina l'ovale del viso. Lei dice? Accidenti, certo che lo dico. Le ha messo lo stesso prodotto che uso io, penso. Un mio amico che sta a Parigi mi ha detto l'altro giorno che la tintura danneggia la vista. Lei non crede che sia pericoloso? Oh, coglionate, che ne sa la gente di queste cose? Ma mi ha guardato bene. Dica al suo amico, quello di Parigi, che sono più di 10 anni che vi tingo i capelli e ci vedo benissimo.
sta attento. Grazie. Te lo tengo io? No, grazie, non pesa molto. No? No. Allora, buonasera. Ciao. Ma che stai facendo? Ci deve essere un corto nel filo del lampadario. E allora spiegami perché stai appollaiato lassù mentre il lampadario è là. Ma guarda, funziona. Su, scendi di lì e pensa a studiare piuttosto. Preziosa? Sì, signora. Prepara la colazione, io vado in bagno. Va bene, signora. Cattivo odore. Cos'è quella robaccia che ti metti sulla testa? Vorrei tanto sapere perché si stampano i giornali con i caratteri sempre più piccoli. Dottore, la vogliono al telefono. Ti pare che non mi dovevano rompere le scatole adesso? Chi è? Che ne so. Ti avevo detto di chiedere sempre da parte di chi? Me lo sono dimenticato. Me lo sono dimenticato, cretino. Tocchi sua sorella. Levati di mezzo. Pronto? Sì, sono io. Ah, buongiorno, commendatore. E bentornato. Ma certo che sì. L'aspettavo per la prossima settimana.
Sono molto preoccupato per la nuova pubblicazione della collana divulgativa che le ho affidato, dottore. Il titolo non lo trovo molto azzeccato. Vita sessuale dei vegetariani, che poi, detto tra noi, non so quanto possa interessare questo argomento. Io lascerei in pace i vegetariani. Se lo dice lei? Inoltre, certe fotografie che sono pubblicate nel libro sono francamente oscene. Ma che mi dice? Beh sì, le dico. Provocatoria, gliela assicuro. Sono al di fuori dalla tematica del libro e dalla tradizione morale della nostra casa. Se lo dice lei sarà così, certo, è così. Verrò a trovarla tra mezz'ora in ufficio, sì. Sì, stia tranquillo, verrò. Mi raccomando, faccia presto. Tra mezz'ora. Queste femmine in questi atteggiamenti naturalistici possono risultare provocatorie, inaccettabili per un lettore. Non ci dimentichiamo che il nostro paese è stato per secoli la riserva morale dell'Occidente. Però lo spirito democratico che stiamo respirando adesso... Non è con lo spirito democratico che si cambia la mentalità della gente. Certo, dice bene il commendatore. La clientela è sempre la stessa. Non possiamo rischiare di rovinarci la reputazione. Questo libro è sotto la sua responsabilità. Abbiamo ritirato dalla vendita la maggior parte delle copie. È stata un'idea pazzesca. È stata un'idea mia. Allora un'ottima idea. Mi associo anch'io. Lettere di protesta. Ma le consiglio di non leggerle, potrebbe rischiare un attacco isterico. Davvero? Il libro deve essere rieditato con altre illustrazioni che non esaltino l'erotismo. Dobbiamo combattere contro questa valanga orrenda, lasciva, mostruosa, di sesso che invade il nostro paese. Cos'ha da strillare tanto, mio nipote? Ce l'ha con la pornografia. Eh? Le femmine scollacciate. Dove sono? Da tutte le parti, sulle riviste, nelle edicole. Lei non vede le riviste? Le vedo. Ci sono un sacco di bei pezzi di figliola. Niente male. Per favore, zio. Cosa le è successo sul viso, dottore? A chi? A me? Sì, a lei. È macchiato di nero. Cosa c'è? Non lo so, signore. Vada a guardarsi allo specchio. Spero che non si tratti di trucco o di tintura. No, per carità. È che mi faccio un massaggio dopo barba con una crema emolliente. E il fatto è che lei mi ha telefonato quando me lo stavo facendo e non me la sono spalmata in modo uniforme. Tutto qui. Questi sigari non sono cubani. Sono una merda. Li portano dalle Canarie e non valgono niente. Non è roba politica. Tanto vale allora fumare la canna d'India, costa meno. Buongiorno. 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 Questo ascensore è sempre occupato. Già, da quando ci sono quelle è un problema prenderlo. Oh, intendiamoci, io non voglio dire niente contro nessuno. Sì, però... certo, anch'io la penso così. A certa gente non dovrebbe essere permesso di abitare in una casa come questa. Ha ragione. Ecco, lo vede quel signore col soprabito chiaro? Sì. Gli si fermi vicino. Prima a sinistra e poi sempre dritto. D'accordo. Ma come siamo impazienti. Un po' di calma, abbiamo tutto il tempo. Sì, avanti.
Grazie, signora. Allora, non vuoi dirmi dove sei stato? A Valencia, ma sono partito senza poterti avvertire. Ti rendi conto della vita che faccio io? Con quell'idiota di marito che mi ritrovo, quella specie di rudere ambulante che si perde i denti, i capelli e non so che altro può più perdersi. Sì, che quello tanto l'ha già perso da un bel pezzo. Se non avessi fatto un figlio con lui, sai da quanto tempo l'avrei fatto correre. A calci nel culo l'avrei cacciato via, quel grandissimo cornuto. No, scusa, adesso basta. Lo sai che devo andare, no? Quando potremo passare tutta la notte insieme? Sarà quasi impossibile. Te l'ho già detto. A casa mia c'è aria di tempesta. E penso che sarò costretta a cercarmi un lavoro. Con mio marito non si può più ragionare. Non posso chiedergli nulla. Neanche quei 4 soldi per comprarmi una boccettina di profumo. Ma perché chiedere a lui? Che ci sto a fare io? Tieni. Non so che potrei fare senza di te. Io senza di te. Devo andare, a presto. Sì, sì. Juan, guarda un po' chi c'è lassù. Sta tornando dalla sua solita scopatina. Io me la farei pure in piedi. Lascia perdere, quella lo vende molto caro il pelo, non è roba per noi. Sono distrutta. Che ti succede? Cos'ha? I piedi mi fanno male. Oggi sono stata dal callista e mi ha fatto un servizio perfetto. Domani ci devo ritornare. Ci passi la vita dal callista? Ho i piedi delicati. Non lo dico mica per me, non fraintendere. Se mi dispiace per te, penso a quanto devi soffrire a sottoporti a quella cura. No, ti sbagli. Il mio callista ha una buona tecnica e sa come prendermi. Conosce il suo mestiere, te lo posso assicurare. Posso sedere, non è mica occupato. È il protettore della... Tu guarda quelle vigliacche, sul più bello hanno spento la luce. Ma ti dico. Loro si divertono e io mi attacco. Che cosa fai sveglio a quest'ora? Ma che hai? Sei tutto stravolto. Cosa c'è? Ti senti male? Sì, ho un gran mal di pancia. Mal di pancia? Hai delle fitte? Che succede? Non lo so, dice che ha delle fitte, non si tratterà di appendicite. Dove ti fa male? Senti, Alfonsino, non è che ti viene da vomitare? No. Ma ti ha preso così all'improvviso? Sì,
Se si tratta di appendicite non possiamo star qui a perdere tempo. Bisogna far subito qualcosa. Vediamo di ragionare. Dov'è che ti fa male esattamente? Dimmelo. No, lì non c'è l'appendicite. Sì, va bene, ma adesso è meglio che se ne torni a letto. Su, vieni che ti preparo qualcosa di caldo. Sì, mamma, non preoccuparti. Io lo so che cos'è. Allora, Alfonsino, parliamoci chiaro. Ti fa male lì? A me puoi dirlo, sai. Siamo uomini tutti e due, coraggio. Io non sono tua madre. Ti sei masturbato? Lo so che non è bello, ma alla tua età questo capita. Ci siamo passati tutti. Comunque, non è assolutamente niente di grave. Ora rimettiti giù e non ti toccare. Ecco. Davvero non ti viene da vomitare? No. Io ho paura, e se fosse davvero appendicite? Ma no. Perché non telefoni al dottore? Perché non è il caso. Ma così staremo più tranquilli, scusa. Ma lo sai tu che sono le 2 del mattino? E con questo non sarebbe la prima volta che un dottore viene buttato giù dal letto. Ricordi quello che è successo l'anno scorso al figlio di Martino? Sei andato di corpo oggi? Ma sì, sì. Non essere ridicola. Su, vieni a letto. No, va tu. Io non sono tranquilla. Ma andiamo, ti dico che non è niente. E se chiamassi una delle infermiere che stanno al piano di sopra? Anzi, ci vado io. Questo si chiama rompere le scatole alla gente. Oh. Lei è stata veramente gentile. Venga, venga. Quando hai cominciato a star male? Stavo dormendo e mi sono svegliato con delle fitte al basso ventre. Non ti fa più male, è vero? No. E adesso rilassati e cerca di non sognare più per questa notte. Siamo d'accordo? Sì. Non deve preoccuparsi, sono gli incerti dell'adolescenza. Sono quelle che noi chiamiamo polluzioni mancate. Ma quelle fitte? Non è niente, è così per tutti. Già gli è passata ogni cosa. Buonanotte. Che cos'era? Niente. Il ragazzo che sta qui sotto si è svegliato alquanto eccitato. E ho dovuto un po' calmarlo. Da quest'occhio ci vedo perfettamente. Infatti vedo bene anche le lettere più piccole. Tutto a posto, no? Beh, questo ancora non si può dire. Ah, no?
No. Ora se ne convincerà anche lei. In che senso, scusi? Tenga. Che cosa vede qui? Oh, finalmente. La miseria, me ne ha fregato un pezzo. E ora che succede? Veronica. Guarda. È quel ragazzino lì sotto, eh? Chissà da quanto tempo ci sta spiando, quel piccolo guardone. Non credo che abbia visto granché con questa Geggio. E anche se fosse, che ti importa? Condisci l'insalata. Ma che fai? Ma una volta che se ne faccia una giusta, vai in cucina che è meglio. Si può sapere perché non mangi? Niente, è che non ho fame. E poi lo sai che le uova non mi piacciono. Eppure devi mangiarle, così ha detto il dottore, quindi non fare tante storie. Io non so più come prenderlo, questo ragazzo. Mi scusi, signore, una delle infermiere, quelle che stanno al piano di sopra, vorrebbe dirle una cosa. L'infermiera? A me? Sì, a lei. Ah. Ma cosa può volere? Non lo so, però quelle due hanno qualcosa che non mi piace. Insomma, Alfonsino, vuoi mangiare sì o no? Ma ti rendi conto che non puoi campare d'aria? Poi ti succede come l'altra notte. Insomma, io ho già abbastanza problemi. Ma che vita d'inferno è la mia. Alfonsino, ti vuole tuo padre. È a questo che ti serviva il periscopio. Dovresti vergognarti. Ma come hai potuto? È questa l'educazione che ti abbiamo insegnato? Ma sai che cosa ti dico? La prossima che mi fai ti sbatto in collegio e non ci saranno santi che riusciranno a tirarti fuori. Un delinquente, ecco cosa sei, un delinquente. Mi scusi, signorina, non so dirle quanto mi sia dispiaciuto. Spero soltanto che non accada più. Certo, stia tranquilla. Quanto a te, la cosa non finisce qui. Vattene subito in camera tua, che domani ne riparliamo. Che è successo? E me lo chiedi? Ecco che cosa è successo. Guarda, sai a che cosa gli serviva a tuo figlio il periscopio? Mi ha fatto spendere una barca di soldi perché, diceva lui, gli occorreva per approfondire le sue conoscenze di fisica e invece ha approfondito le conoscenze del fisico di questa gentile signorina. Mi scusi, signora, ma lei deve capire che si resta molto male quando si scopre di essere stati spiati nella propria intimità. Non sono del tutto d'accordo con lei. Io, ad esempio, non ho nulla da nascondere, quindi non mi preoccupo affatto se mi spia nonno. Che cosa vorrebbe insinuare? Mia moglie è un po' nervosa, la deve scusare. Nervosa, un accidente. No, guardi, mi permetta di spiegarle. Invece di venire qui avrei dovuto andare al commissariato. Ma perché non ci va? Che cosa aspetta? Cerchiamo di scartarmi. Ma sì che ci vada la polizia. Così finalmente verrà fuori quello che ormai sanno tutti in questo palazzo. Cosa? Cosa crede, che abbiamo tutti l'anello al naso qui? Ma se siete sulla bocca di tutti, lei e la sua amichetta. Oddio.
A me poi le lesbiche mi hanno sempre fatto schifo. Stia attenta a quello che dice. Stia molto attenta, cara signora. Ma perché alza tanta polvere per una ragazzata come quella di mio figlio? Ma la polvere la sta alzando lei! E piantala calma, con il tuo prego. Calma, è la verità! Anzi, solo una piccola parte della verità. Carla, ti ordino di chiedere immediatamente scusa. La prossima volta che al suo pargolo gli si rizza la cresta, non chiami più me per fargliela abbassare. No, la prego, non faccia così, non si offenda. E lei sta facendo una tempesta in un bicchiere d'acqua. Buonanotte, signore. Sì, vede, se lei mi lascia dire che... L'hai fatta grossa, sai? Ma si può essere più cretini di così? Sei tutto tuo padre, anzi peggio. Fatti vedere ancora, guardare quelle due e io ti strozzo. Hai capito, imbecille? Ma la colpa non è tua, è di quella là. Domani parlerò con l'amministratore e le faccio cacciare via da questa casa. Mi hai capito? Hai capito, Alfonsino? Buonasera. Buonasera. In che posso servirla? Vorrei provare quella pelliccia, quella laggiù in vetrina. Sì, signora, come vuole. Non desidera accomodarsi? Grazie. Vuoi prenderla? Sì, subito. Benissimo. Se non le dispiace, un suo documento è solo una formalità, lei mi capisce? Ma sì, certo. Molto bene. Ecco lei. Grazie. Mi scusi, vorrei solo dirle un'ultima cosa, ma che rimanga tra noi. Vede, anche se può sembrarle strano, io vorrei fare una piccola operazione. Questa è una polizza del Monte di Pietà. E dov'è che l'avresti trovata? Te l'ho detto, sul sedile del taxi che ho preso tornando dal pedicure. L'ho preso così, pensando che fosse una pubblicità di non so cosa, io non me ne intendo. No, quale pubblicità? È la polizza di qualcuno che ha impegnato qualcosa. Sì, però va a sapere che cosa. E allora che si fa? Basta pagare 50.000 lire per risolvere il dubbio. È chiaro che sarebbe più corretto riportarla al Monte di Pietà e ci penserebbero loro a ritrovare il proprietario. Può darsi che quel poveretto non si trovi in condizioni di pagare la polizza. È probabile. Beh, io non so perché, però ho il presentimento che con 50.000 lire potremmo trovarci in mano qualcosa che vale assai di più. Ragioni con la bambina. Mi permetti di provarci? Oh, per me fai pure. Mai dire di no alla fortuna. Personalmente io non ho mai vinto neanche una tombola, ma tu invece sei molto fortunata. Quindi, se sono solo 50.000 lire... Ci proviamo. Sì, sì, provaci. Don Alonso. Ciao. No, aspetti. Un momento. Buonanotte. Buonanotte. Grazie. Sei quello che abita sotto di noi? Sì, sono io. La mia amica mi ha raccontato quello che è successo con tuo padre e me ne dispiace.
Però io non capisco perché si siano scaldati tanto. Io personalmente non ci ho trovato niente di male. Ma sai, la mia amica è così permalosa. Non sopporta di essere spiata. Lei è davvero molto gentile, però adesso mi dispiace di averlo fatto. Vuoi salire un momento da me? Volentieri. Entra. È vero che tuo padre si è arrabbiato molto? Sembrava addirittura una belva. E tua madre? Ah, lei si è attaccata con la sua amica, non gliel'ha raccontato? Sì, mi ha detto che sono un po' venute a parole. A parole, dice. Sapesse quante se ne sono dette. Su, vieni. Che cosa posso darti da bere? Coca-Cola o birra? Coca-Cola va benissimo. Detto fra noi, la mia amica certe volte è proprio insopportabile. Ma allora non capisco perché ci vive insieme. Non saprei come spiegartelo. Vedi, io sono sola al mondo. E lei per me è come una sorella. Mi capisci, vero? Sì, certo, una sorella. E su, avanti. Perché non bevi? Come ti chiami? Mi chiamo Alfonso. Alfonso, è un bel nome, mi piace. Io mi chiamo Veronica. Su, siediti. Bene, visto che siamo diventati amici, vorrei farti una domanda. Accidenti, piuttosto violento per la tua età. Che cosa hai visto in quell'arnese che ti ha preso la mia amica? Con le tendine chiuse non puoi aver visto un granché. O invece hai visto? No, le tende purtroppo nascondevano quasi tutto. Oh, che peccato, ti è andata male. Vede, un periscopio è composto da un tubo e due pesi. No, aspetta. Non mi interessa sapere come è fatto un periscopio. Quello che invece dovresti dirmi è che cosa sei riuscito a vedere. Ti prometto che non mi arrabbierò. Avanti, che cosa hai visto? Ecco, prima che si spegnesse la luce. Sì, la sua amica le era molto vicina. Sembrava che le stesse cercando addosso qualcosa. Un medaglione che avevo al collo. Certo che però ce n'ha messo di tempo per trovarlo. Sì. E che cos'altro hai visto con questo tuo periscopio? Beh, praticamente nient'altro. Lo avevo solo da un paio di giorni, quando la sua amica me l'ha preso. Solo un paio di giorni? Sì, solo due giorni. Davvero? Sì. Sento il bisogno di un whisky. Ne vuoi uno anche tu? Tanto per tenermi compagnia? No, grazie, ora devo scappare. Ma come? Così presto? Sì, a casa si arrabbiano se arrivo tardi. E soprattutto dopo quello che è successo. D'accordo, però vieni a trovarmi qualche volta. E grazie per la Coca-Cola. Arrivederci. Ciao. Allora, che cosa ti ha detto? Poco o niente, non è il tipo che chiacchiera. Non mi piace. Ma su, perché dai tanta importanza a quel ragazzo? Ancora un minuto e sono subito da lei. Abbia pazienza. Ah, don Alfonso, come andiamo? Bene. Sì, io li scorcerei ancora un pochino qui dietro. Sì, ma non troppo, più che scorciarli. Io farei una leggera smuovatura, non di più. Ah, sì, sì, ho capito. E poi quella lozione, mi raccomando. Stia tranquillo. Ma mi si è arrossata tutta la fronte. Sì, lei ha la pelle secca, troppo secca.
È per questo che si irrita così facilmente. Vediamo un po', ma con le nostre creme si otterranno miracoli. E anche una passatina di emolliente, ma senza eccedere. Emolliente. Oh, attento, questi capelli sono molto fini. Sai cosa devi fare? Dovresti frizionarli con tricosaccaride rinforzato con Biomin e dopo gli fai un'applicazione di resocinolen. Ah, ci siamo messi gli occhiali. Eh già, per riposare la vista. Però ancora mi danno un certo senso di fastidio. A lei no? Oh, no, nessun fastidio, ma ho deciso di mettere le lenti a contatto. Attenzione, dicono che quando si piange cadono. Oh! Io piango così di rado. Che caro. Domani pomeriggio non hai scuola, mi pare. Mi faresti una commissione? Di che si tratta? Niente di complicato. Devi ritirare una cosa in un posto che ti dirò. E dov'è questo posto? Dopo ti do l'indirizzo. Devi solo presentarti a uno sportello e consegnare un foglietto all'impiegato che sta là. Il formaggio, per favore. Però... vedo che sai tutto su come funzionano queste cose. Lo sai benissimo, che non ho mai messo piede in posti come quello in tutta la vita. Comunque li ho visti qualche volta nei film e qualche amica che c'era già stata me li ha descritti. Ti darò anche dei soldi che dovrai consegnare all'impiegato allo sportello, ma mi raccomando di non perderli. Sì, sta tranquilla. Secondo me mi stanno crescendo dei capelli nuovi. E mi si sono rafforzate anche le unghie. Ciao. Buongiorno. Che cosa ci fai da queste parti? Che oggi non ho pensato che forse avrei potuto vederla, così per fare due chiacchiere. Sempre che non debba andare dalla sua amica o che non abbia nient'altro da fare. Però se non le va, lasciamo perdere. Tanto più che devo andare in un posto per mia madre. Ah, mi fa piacere che tu sia venuto, anche perché non ho niente da fare. Ma tu sei un po' pallido. Che cosa ti succede? Hai fatto altri sogni? Grazie. Vogliamo andare? Che c'è lì dentro? Cosa ha impegnato tua madre? Ah, non lo so. Mia madre non impegna mai niente. Avanti il prossimo. Ha trovato una polizza in un taxi. Lei trova sempre qualcosa. Che donna fortunata. Che ci sarà lì? Non lo so. Poi lo vediamo. Allora, vogliamo vedere? Certo. Non ti importa se lo apro? Ma no, perché? Sono proprio curiosa, sai? Che meraviglia. Ed è una pelliccia nuova di zecca. È strano che l'abbiano portata al monte. Senza che nessuno l'abbia mai neanche usata. Non trovi che è molto strano? Già. E hai detto che tua madre ha trovato la polizza in un taxi? Sì. E lei lo sa che ti avrebbero consegnato una pelliccia? Ma no, come potrebbe saperlo? Certo che sarà per lei una bella sorpresa quando ti vedrà arrivare con quel pacco. Che bella. Se ne trovassi anch'io una così. Le piace davvero tanto? Sì, tantissimo. Sai ballare? Sì, intendiamo. Ce l'ho già un'altra volta, ma mi difendo. Ti piace questa musica? Sì, la sento sempre dalla mia stanza.
Io non capisco, deve essergli capitato qualcosa. A quest'ora avrebbe dovuto essere già a casa. Ma oggi non aveva vacanze. Sì, ma sono già le 10 passate e lui non ha mai fatto così tardi. Forse avrà perso tempo al Monte dei Pegni. Sì, però laggiù ormai hanno chiuso da oltre 2 ore. Sempre che ci sia andato. Ah, eccolo, grazie a Dio. Ciao. Ciao. Ora la senti, tua madre. Com'è che hai fatto così tardi? Tardi io. Che cos'hai là sotto il braccio? Quello che mi hanno dato al Monte dei Pini. Cosa? Fa vedere. Ma qui ci deve essere stato un equivoco. Non è possibile! Non è possibile! Che succede? Guarda! Sto guardando. Aprilo e vediamo che cosa c'è dentro. E speriamo che ci sia una bella sorpresa. No, questo non può essere che un maledetto scherzo. Uno scherzo infame! Ma che dici? Io lo so! Ma che cosa sai tu? Ah, non farti prendere dai nervi adesso. Dov'è che hai preso questo straccetto? Io ho detto di non farti prendere dai nervi, sta calma. Su, avanti, rispondi! Che devo dirti? Questo mi hanno dato. Ma insomma, mica era roba tua. Se vuole domani lo mando in tintoria. Tu sta zitta e vattene al posto tuo in cucina. Va bene, vado, vado. Non è possibile, non è possibile! Non è possibile! Io tua madre non riesco mica tanto a capirla. Per 50.000 lire cosa sperava di trovare? Una pelliccia di visone? E tu vai a dormire che hai un'aria distrutta. No, non fare così. E in fondo che cosa pretendevi? Hai voluto correre un rischio e ti è andata male. Che cosa vuoi farci? Non posso credere. Tu sei fidata troppo della tua fortuna. Tutte le volte che ci hai provato hai sempre vinto. Alla lotteria, alle carte, alla tombola. E per una volta che non vinci, che bisogno c'è di dare in ismani? Però una faccia graziosa questa volpe. Che fai, calma. Oh, dai, ti prego, non fare così, che non è il caso. No, adesso basta, ho detto basta. Hai sentito? Smettila. Non è il caso di fare tragedie. Preziosa! Oh, stai buona. Oh, ma tutte a me mi devono capitare. Vuoi vedere che adesso mi perdo anche la partita in televisione? Preziosa! Sì, mi dica. La signora sta male. E che cos'è? Spero solo si tratti di un attacco isterico. Le faccio una camomilla. Oh, no, le ci vuole ben altro. Chiama una di quelle infermiere del piano di sopra. Sì, subito. Per piacere, adesso smettila. Ma su, stai veramente esagerando. Carla! Carla! Eccola, guardate. Buonasera. Buonasera. Che è successo? Non so spiegarmelo, era assolutamente normale. E poi, tutto ad un tratto, eccola qui, vedete? Mi dà una mano? Ma che fai tu? Vuoi staccarle le gambe? Meglio che... va bene, va bene, volevo solo aiutare. Che si? Nulla. Non si preoccupi, non è niente. Questa donna un giorno o l'altro mi farà venire un doppio infarto. C'è da impazzire. No, l'affare si complica. Non crede che sia meglio chiamare un'ambulanza e portarla subito in ospedale? Assolutamente no. Le faccio un'iniezione. Ma io che c'entro? Tutto le passerà. Stia tranquillo. Passò parecchio tempo prima che mia madre potesse riprendersi. Nei primi giorni era addirittura intrattabile. Si alzava di notte e girava urlando per la casa in cerca della pelliccia. Oppure passava le ore seduta sul divano a guardare riviste che evidentemente non leggeva. Mio padre invece continuò con la sua mania di tingersi i capelli. Gli amici gli dicevano che sarebbe diventato cieco se avesse insistito ad usare quelle tinture. E alla fine la vista se la rovinò davvero.
Né io né mia madre volevamo più andare in macchina con lui. Ci sentivamo più sicuri in taxi. Ormai le multe per infrazioni stradali non le contava più. Finché un giorno andò a sbattere. Oh, ma è Don Alfonso! Don Alfonso, cos'è stato? Com'è successo? Non lo so, non lo so. Forse un improvviso calo della vista. Oh. Ma non sarà la tintura? Non si deve preoccupare. Ma no, ci mancherebbe altro neanche per la vetrina, sa? Ce la teniamo lì apposta perché i clienti ci vadano contro. Ragazzi! Quanto a Veronica e la sua amica, da allora le ho viste ben poco. È quasi sempre in ascensore. Io continuai col mio solito noioso tran tran della scuola. Ma quell'anno l'unica cosa che imparai fu come funziona il periscopio. Tanto che mi sembrava quasi d'esserne l'inventore. Ah, dimenticavo. Da tempo per risolvere i miei problemi non uso più il periscopio.